Ciao, io sono Andrea e metto le mani addosso alle persone. In realtà tutto è nato con un amico tantissimi anni fa, come nelle fiabe. Sì, mi ci sono trovata, ma è anche stata una mia scelta, un mio desiderio. Sto con loro da poco, sono entrato da poco e anche se più o meno vuoi non vuoi, sono sempre stato dell'ambiente. Inizialmente era molto bello, c'era entusiasmo, c'era voglia di creare, di sperimentare, di mettere in pratica cose nuove. E quindi ho cominciato a guardarmi un po' intorno. Ho cercato di valutare diversi contesti, ma quello è stato questo attuale, quello più vicino alla mia persona. Accompagnato, aveva dei problemi importanti, però non ti dico quali sono, perché poi per questo mi dovresti pagare. Mi piace in ogni caso avere a che fare con la gente, quindi la trasmissione delle emozioni che ci possono essere, sia da parte mia che da parte loro. Ho provato diverse volte ad entrare. E ora sono qui da un anno, svolgo il mio ruolo da circa un anno. Ho iniziato qua e là, non stavo sempre lì, fino a che non ho iniziato a starci a tempo pieno. E ho capito a livello istintivo che quello era quello che mi serviva nella mia vita, era quello che volevo fare. Ero una studentessa fuori corso che faceva tanti lavoretti per mantenersi. Sono immersa nella relazione tutto il giorno. Mi occupo e curo questa realtà invisibile, ma così fondamentale per tutti. E Poi ho provato con lui, ho provato anche con altri. quindi mi posso considerare una quasi operatrice sociale. È una cosa faticosa, sia psicologicamente, perché devi contenere le ansie, le emozioni, che fisicamente, per il peso. Soprattutto ho a che fare con gente che mi dà anche un contatto fisico. È vero, sono tanti per una persona sola. Anche se può sembrare paradossale in certe situazioni, perché in realtà ci si dovrebbe guardare le spalle l'un l'altro, ma non è così. Un altro aspetto fondamentale è l'ambiente, gli spazi, gli arredi. Gli spazi ristretti non fanno altro che aumentare le dinamiche di aggressività. Di quello che faccio, praticamente, io credo che mi piaccia praticamente tutto. E che poi tutto questo mi porta ad avere a fine giornata una sorta di soddisfazione in tutti i sensi. Questo perché magari sento di aver dato qualcosa, di averla ricevuta, ma soprattutto di aver reso questo mondo forse migliore. Quello che mi disturba in realtà non sono i problemi quotidiani, perché quelli poi si trovano comunque ovunque. Quello che veramente mi dà fastidio è tutto quello che è stato detto in tanti anni. È una realtà gerarchica quella dove mi trovo adesso. Il rischio è quello di perdere l'obiettivo di quello che si va a fare. Mi rattrista pensare solamente ai soldi, una cosa in cui tanto creduto e investito, essere presa in considerazione solamente per i soldi. Quando sei indipendente, avverti di più la concorrenza che ci sta. Fuori
forse mi vorrebbero diverso da quello che sono. Mi manca la capacità di capire dove si arriva, l'obiettivo. A volte sì, mi sento sola e abbandonata. Ed è per questo che forse mi sento di dire che sia necessaria anche una regolamentazione per questo tipo di ambiente. Ci vorrebbe una ventata di vitalità, di energia, di entusiasmo, ma purtroppo all'orizzonte non vedo altro che una lenta agonia. Mi fanno incazzare i politici che hanno fatto certe scelte, ma soprattutto i tanti politici che non hanno detto nulla, che sono stati fermi, che sono stati in silenzio, che non hanno difeso me, ma che soprattutto non hanno difeso te. La maggior parte dei lavori flessibili non consente di accumulare alcuna significativa esperienza professionale, trasferibile con successo da un datore di lavoro all'altro. Detto altrimenti, essi non permettono all'individuo né di costruirsi una carriera né un'identità lavorativa. Il peggio è trovarsi a far parte di una società in cui le motivazioni, il senso di identità, il riconoscimento sociale, percorsi di vita, sono stati interamente costruiti intorno al lavoro, in specie attorno al lavoro dipendente salariato, nell'età in cui questo viene a mancare. I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches, there's a cut that bleeds the worst. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Blessings, I count you.